Ma se il 5 novembre vinciamo qui in Sicilia, nel 2018 vinciamo a Roma in Parlamento. Ci dobbiamo credere, perché guardate, il nostro nemico non sono gli altri candidati, il nostro nemico non sono gli altri partiti. Il nostro candidato alla presidenza della Regione Siciliana, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, dovrà far conoscere il nostro programma a quanti più cittadini possibili, ma dovrà lottare contro il vero nemico del movimento, che è la sconfitta morale del cittadino che crede che non si possa cambiare più niente e che è tutto perso.